e sia lodato Gesù Cristo. Eccoci giunti al mese di luglio, mese dedicato al preziosissimo sangue. Dopo il mese del Sacratissimo Cuore, la Chiesa ricorda il preziosissimo sangue di Gesù. Come dicevo ieri sera, non si tratta di essere devoti del liquido ematico di Gesù, ma di quello che ha significato il sangue di Gesù, ossia tutto l'amore per noi fino alla fine, fino all'ultima goccia. Ne uscì sangue ed acqua, dice il Vangelo, no? Dopo il colpo di lancia del centurione ne uscì sangue ed acqua, e la devozione, la tradizione ci dice che ne uscì tutto quello che ancora Gesù conteneva dentro lo scrigno del suo cuore, uscì tutto quanto per noi, senza se, senza ma, senza nessuna condizione, senza nessun rimorso da parte del Signore, tutto unicamente per noi, per ciascuno di noi. Pensiamoci ogni qualvolta, purtroppo anche noi siamo tentati dal peccato, ogni qualvolta siamo fragili, ogni qualvolta purtroppo anche noi siamo un po' superficiali su quello che è sostanzialmente il cammino cristiano, e ogni qualvolta non puntiamo decisamente verso la santità, perché questo è offesa al Signore, è in un certo senso mancanza di ringraziamento e di riconoscenza per colui che per noi ha dato tutto, ogni cosa, fino alla fine. Voglio allora rileggere con voi il messaggio che vi è stato proposto anche all'inizio della Via Crucis, perché porta la data di oggi ed è di 30 anni fa, il 3 luglio del 1991. Figli miei, diceva la Regina dell'Amore su questo monte, pregate per poter piegare la volontà vostra a Dio e accogliete i segni del suo amore. Accogliete Gesù liberatore di ogni peccato. Figli miei, siate testimoni e mi aiuterete a condurre a Gesù il mondo intero, caduto nella malattia e nella morte a causa del peccato. Viene con me Gesù a liberare il suo popolo e a manifestare la sua vittoria. Le mie schiere troveranno grazia e, fortificate dalla preghiera, vinceranno con Gesù ogni battaglia contro il decadimento e la distruzione della fede. Figli cari, la durezza di molti cuori allontana il tempo del trionfo del mio cuore immacolato. Per questo vi chiedo preghiera e donazione delle vostre sofferenze causate dal rifiuto e dalla indifferenza ai miei richiami materni. Pregate affinché tutti mi ascoltino e sappiano che non ci sarà pace e vita nel mondo finché i cuori degli uomini tutti non si apriranno alla grazia. Benedicendovi, vi stringo tutti a me. Ecco, sono parole che potremmo dire, ogni frase, ogni parola di questo messaggio meriterebbe un discorso, perché effettivamente questo messaggio ha un contenuto piuttosto intenso, piuttosto vasto. Allora, a causa dei nostri ovviamente limiti di tempo, cerchiamo di fare una sintesi di quello che secondo me almeno è la parte più importante del messaggio. Prima di tutto, la Madonna inizia dicendo, insegnandoci a pregare: pregate per poter piegare la volontà vostra a Dio. Ecco, la preghiera ancora una volta, ricordiamoci, non è un modo per far pressione su Dio e dire fai la mia volontà. No, è un modo per piegare la nostra alla sua. Questa è la vera preghiera. È vero che noi nel Padre nostro diciamo molto spesso sia fatta la tua volontà, però francamente, diciamocelo francamente, molte volte in realtà in cuor nostro, mentre diciamo sia fatta la tua volontà, in cuor nostro diciamo ma se fai la mia è meglio. No Signore, è tua, la tua volontà è la migliore, la tua è quella giusta, la tua è quella che ci porta al paradiso. Allora la Madonna ci dice imparate la preghiera, piegare la volontà a Dio e accogliete i segni del suo amore. Questa giornata che abbiamo, non ce l'abbiamo mica perché siamo stati bravi, ma perché l'amore del Signore ce l'ha concessa. Il fatto di essere qui oggi non è perché siamo bravi, ma perché il Signore ce l'ha concesso, anche se ovviamente c'è la nostra collaborazione. Quanti segni del suo amore ogni giorno il Signore ci dà. E poi la Madonna ci dice la vostra preghiera in realtà, accolga Gesù, liberatore di ogni peccato. Quando capiremo che la causa di tutti i mali che ci sono nel mondo è dovuta al peccato? Quando capirà l'umanità
che a causa del peccato c'è la malattia e la morte. Sì, è vero, noi possiamo fare tanti discorsi scientifici, ne sono un anno e mezzo che ne sentiamo discorsi scientifici più o pseudoscientifici, è un anno e mezzo che sentiamo che tutti sono medici, che tutti sono virologi, che tutti sono esperti di tutto e di più, è un anno e mezzo e chissà per quanto tempo ancora ne dovremmo sentire di queste cose, ma nessuno che abbia il coraggio di dire come mai l'uomo si ammala, come mai l'uomo muore, nessuno che ha il coraggio di dire, neanche chi dovrebbe, è a causa del peccato che nel mondo c'è la malattia e la morte. E se prima l'uomo non si converte, almeno nella sua maggioranza, l'umanità non si convertirà, queste cose continueranno a venire avanti, queste cose continueranno a mietere, queste cose continueranno a diffondersi, eccetera, eccetera. Ma questo non si dice, come tante altre cose non si ha oggi il coraggio di dire. Allora la Madonna ci dice, figli miei, siate testimoni. Ecco la testimonianza, sì è bello venire qua, ma poi il problema non è quando siamo qua, è quando da qua torniamo a casa. Le persone che abbiamo lasciato a casa, si accorgono che noi siamo stati qua o no? Facciamoci questa domanda, non tanto perché glielo diciamo, dovrebbero accorgersi perché la nostra vita dice che siamo stati qua. Perché il nostro cambiamento di vita, perché il nostro modo di fare dovrebbe dire a tutti io sono stato qua, io frequento questi luoghi, le nostre parole, i nostri pensieri, i nostri ragionamenti. Io chiedo sempre, lo chiedo a me stesso, lo chiedo anche a voi, ma le persone che conosciamo, tutte le persone, sanno che siamo cristiani cattolici, sanno che siamo consacrati alla Madonna o non sanno niente perché noi abbiamo nascosto tutto per paura della derisione o delle prese in giro della gente? Dobbiamo farci queste domande, perché la Madonna in tutti i 30 anni più della sua presenza qui, 20 anni di apparizione, ma sappiamo che la Madonna è ancora presente in questi luoghi, ha sempre raccomandato la testimonianza cristiana, ha sempre raccomandato in questo luogo in maniera particolare, forse più che in altri luoghi, ha sempre raccomandato di essere testimoni, che come abbiamo detto un sacco di volte non vuol dire predicare al mondo, ma vuol dire vivere la nostra fede, predicare con la vita, con le nostre scelte, con la nostra coerenza. Questa è testimonianza, costi quello che costi. Ecco allora, carissimi, le mie schiere, e questo è un altro punto importante del messaggio, le mie schiere troveranno grazia e fortificate dalla preghiera vinceranno con Gesù ogni battaglia contro il decadimento e la distruzione della fede. È una buona notizia. La buona notizia è che le schiere di Maria vinceranno contro la distruzione della fede, vinceranno le schiere fortificate della preghiera, vinceranno ogni battaglia, e questa è una buona notizia che dobbiamo tenere sempre presente, perché come abbiamo detto altre volte ancora, saremo sciocchi a non partecipare attivamente di una battaglia che sappiamo già essere vittoriosa. Quando un soldato parte per la guerra non sa mica se torna a casa e neanche sa se torna vivo o morto. Quando noi sappiamo già che partecipando alla battaglia che Maria e Gesù stanno portando avanti e porteranno sempre più avanti contro il male, vinceremo, saremo dalla parte della vittoria. Bisognerebbe essere sciocchi a non partecipare a questa battaglia di cui sappiamo già l'esito, sappiamo già che vinceremo. E in uno dei messaggi che abbiamo letto lungo la Via Crucis, la Madonna lo diceva in maniera molto chiara, che saremo vittoriosi, che non dobbiamo temere di nulla. Ecco, saremo veramente sciocchi, tuttavia non possiamo far finta e non possiamo chiudere gli occhi alle parole decadimento e distruzione della fede. Perché? Perché oggi in maniera particolare la fede viene continuamente attaccata, viene continuamente affrontata, viene continuamente o si tenta continuamente di sradicarla la fede, e a livelli alti. Non a livelli bassi, a livelli alti, si cerca di far di tutto, soprattutto in questo Occidente, il nostro Occidente, si fa di tutto per sradicare la fede. Allora dicevamo il primo sabato di giugno, se vi ricordate chi c'era, dicevamo che il 21 giugno sarebbe stato approvato in Parlamento, sarebbe stato discusso nel Parlamento europeo, un certo Matic Report, cioè una proposta di legge a livello europeo, non vincolante per gli stati, ma comunque una direzione, in cui si sarebbe reso l'aborto diritto umano. Avevamo detto una cosa del genere. Ebbene, questo è avvenuto.
Il 21 giugno, con 378 voti a favore e 255 contrari, è avvenuto proprio questo. Con questo report che è stato approvato, questa proposta di legge, chiamiamola così, che è stata approvata, l'aborto è diventato diritto universale, contro cui nessuno può fare nulla. Si è deciso che le pillole abortive devono essere diffuse il più possibile, senza se e senza ma. Si è deciso che deve essere abolita ogni obiezione di coscienza per non ostacolare l'aborto e si è deciso che tutti i bambini devono avere una educazione sessuale completa a partire dalla scuola primaria, compreso quindi l'asilo. Devono avere una educazione sessuale completa. Questo è ciò che ha deciso l'Europa pochi giorni fa. Naturalmente questa impostazione che cosa ci dice? Sradicamento totale della impostazione cristiana, sradicamento totale dell'antropologia cristiana, sradicamento totale di che cosa? Di tutto ciò che ovviamente ha soltanto una parvenza di cristiano. Si vuole che l'Occidente diventi tutto il contrario di ciò che l'ha fatto generare, cioè la culla cristiana. E poi, carissimi tutti, un'altra cosa che purtroppo abbiamo dovuto subire, perché bisogna dire così, subire, senza che nessuno dica niente. Una settimana fa, 10 giorni fa, adesso non ricordo bene i giorni perché sono cose che purtroppo si rimuovono facilmente, giusto o sbagliato che sia. Abbiamo visto in tutta Europa, ma anche in Italia, molti gay pride. Ci sono sempre ogni anno questi gay pride. E non so se voi avete visto in che modo certe persone fanno il gay pride. Si vestono da crocifissi, si vestono da madonne addolorate, si mettono la croce, si mettono i chiodi falsi, ovviamente, perché quelli veri fanno male, nelle mani. È tutta una saga contro il cristianesimo. Io vorrei capire, io vorrei chiedere, e guardate, mi dispiace dirlo, ma perché fanno queste cose? Perché hanno il coraggio di offendere il crocifisso? Perché? Perché sanno che non rischiano niente, avete capito? Sanno che non rischiano niente perché non c'è nessuno che alza la voce contro queste cose. Ma io vorrei che avessero provato a fare qualcosa sulla religione di Maometto, vedere se l'avessero fatto. Non lo fanno mica contro l'Islam sta cosa qua, come mai? Forse perché l'Islam è più tollerante sull'omosessualità? No, al contrario, è molto meno tollerante l'Islam contro l'omosessualità, perché ci sono alcuni stati islamici dove è ancora prevista la pena di morte contro gli omosessuali e chi pratica l'omosessualità. Ma da noi questo è possibile, offendere il cristianesimo è possibile, nessuno dice ah, si può fare quello che si vuole, mentre altre religioni no, ci mancherebbe altro, si rischia con altre religioni. Tutto è possibile in Italia, tutto è possibile contro i cristiani. Ecco, pensare che abbiamo, pensate soltanto nel 2020, 4.800 cristiani nel mondo sono stati uccisi perché sono cristiani, e ancora oggi abbiamo 340 milioni di cristiani che sono perseguitati nel mondo perché sono cristiani, e siamo noi gli intolleranti, avete capito? Siamo noi gli intolleranti. Se passa, Dio non lo voglia, il DDL Zan così come è stato fatto, e Deo gratias che la segreteria vaticana ha detto una parola, se passa come è stato previsto, ricordatevi che anche in Italia, proprio nell'età in cui nei bambini si comincia a formare il pensiero, si comincia a formare il giudizio, si comincia a formare, diciamo così, quello che poi sarà il loro carattere futuro, proprio in quell'età lì il DDL Zan prevede appunto una educazione sessuale, come dice l'Europa, totale, tra cui anche tirar sui bambini facendoli capire tra un rapporto eterosessuale o omosessuale. È la stessa cosa, non vi preoccupate, nell'età in cui, ripeto, si forma il pensiero dei bambini, quindi tra i 6 e i 10 anni in maniera particolare, è proprio lì che il DDL Zan prevede la, come si può dire, l'istruzione di regime, è proprio lì. E allora si possono criticare i cristiani, si possono beffeggiare i crocifissi, ma non si può dire un'opinione contro il matrimonio omosessuale. A questo noi stiamo arrivando, a questo sradicamento di fede noi stiamo arrivando, e stiamo arrivando, ripeto, nel totale silenzio e l'indifferenza di tutti, anche di noi cristiani, bisogna dirlo.
In Francia, proprio in questa settimana, è passata una legge che la chiamano una legge mostruosa, che ha a che fare sempre con la bioetica, dove praticamente è stato consentito tutto in questa legge, un po' imposta da Macron, imposta dal governo, è stato permesso tutto, fecondazione eterologa, omologa, tutto quello. Addirittura hanno previsto che se una donna, basta che abbia un certificato medico, vuole, in un certo senso, scusate i termini perché quasi quasi mi vergogno di dirli, ma vuole, diciamo così, avere una gravidanza, può andare in farmacia, là trova il seme dell'uomo, chiunque sia non si sa, e può autofecondarsi da sola. Cioè stanno prevedendo delle cose mostruose, mostruose, e ripeto, tutto tace, perché anche la nostra propaganda, che cosa si parla nei telegiornali della mattina e della sera? Covid, vaccini, vaccini e Covid, non si parla d'altro nei nostri telegiornali. E tutte queste cose invece continuano ad avvenire. E io mi chiedo, ma con quale faccia l'Europa ha avuto il coraggio di condannare, con la firma anche dell'Italia, la firma anche dello Stato italiano, ha il coraggio di condannare il presidente ungherese, Orbán, il quale ha fatto una legge che dice sostanzialmente, come ha fatto anche Putin in Russia, fra l'altro, no? I mostri, perché sono giudicati i mostri oggi questi qua, hanno fatto una legge per cui si dice fino ai 18 anni è vietata qualsiasi propaganda omosessualista e qualsiasi propaganda gender nelle scuole. Quindi fino a 18 anni i bambini devono crescere come sono sempre cresciuti. Dopo i 18 anni ovviamente sono maggiorenni, fanno quello che vogliono. Allora l'Europa condanna Orbán, condanna questa legge e rispetta tranquillamente chi l'obbrobrio che fa Macron e lascia stare tutto il resto, tutto ciò che ha a che fare, ecco, con il cristianesimo, quello deve sparire completamente. Ecco, oggi c'è una grande distruzione della fede, carissimi tutti, una grande distruzione della fede. Dobbiamo tener conto che oggi c'è veramente un senso, un'aria di regime anticristiano, anzi oserei dire anticristico. C'è un regime ormai che sta venendo avanti e anche i mass media, lo ripeto, dicono solo quello che vogliono, quello per cui sono pagati, non dicono nient'altro, non c'è più voce per l'opposizione o per chi la pensa diversamente, a meno che non ti metti a criticare il cristianesimo, allora sei libero di fare tutto quello che vuoi, là sei libero tranquillissimamente. Carissimi tutti, quali sono i frutti di questa distruzione della fede oggi? Quali sono? Vi dico soltanto un dato italiano. Pensate, su tutti coloro che si dicono credenti in Italia, e ogni anno che passa sono sempre meno, il 28% soltanto di tutti i credenti in Italia dice sì, dopo la morte c'è un'altra vita. Vuol dire che il 72% di cristiani, anche di quelli che vanno in chiesa, non credono che dopo la morte c'è un'altra vita, avete capito? Ma quando tu non credi a questo, sei fuori dal credo. Sei fuori anche dalla fede cristiana, sei fuori dal magistero, sei fuori da tutto. Eppure questi cristiani non credono. La stessa cattolicissima Polonia, dove il 92% ancora oggi si battezza, ha soltanto il 36% che va in chiesa però la domenica. Anche la cattolicissima Polonia, che poi 36% vorrei io in Italia e in tanti altri stati, per l'amor del cielo, però anche la cattolicissima Polonia ha questi problemi. Allora, carissimi, di fronte a queste cose, diciamocela francamente, più i cristiani tacciono, meno libertà hanno e avranno. Cosa intendo dire? Che oggi, in questi ultimi decenni, si è sempre detto non tiriamo fuori argomenti divisivi, gettiamo ponti, non facciamo qua, non facciamo là, eccetera. La realtà è che più abbiamo gettato ponti, più abbiamo taciuto sulle cose importanti, che sono queste, non altre, che sono la salvezza delle anime, più la libertà dei cristiani si restringe sempre di più. Sempre meno libertà di parola, sempre meno libertà di opinione, sempre meno libertà di qualsiasi cosa, sempre meno libertà. Forse allora questa strada non è quella giusta. Forse la strada è quella di continuare, come ci ha insegnato la Madonna, a gridare sempre la verità. Questo è il concetto. Ecco perché la regina dell'amore nel messaggio ci ha dato una bella notizia, la vittoria è sicura, ma anche una di brutta purtroppo. Perché dice, la durezza di molti cuori allontana
il tempo del trionfo del mio cuore immacolato. Quindi vedete come il trionfo del cuore immacolato di Maria dipende molto anche da noi, dipende molto anche dai cristiani. La durezza di molti cuori allontana il tempo del mio trionfo. Questo è il problema. Attenti però, ce l'ha detto 30 anni fa la Madonna. Sono passati 30 anni da quel messaggio del 91. Allora si presume, anche se si è allontanato, che non sia poi ancora tanto lontano. Io non voglio fare il profeta perché è l'ultima cosa che dovrei fare, ma io sono convinto che tutto si giocherà entro questo decennio, non c'è altro tempo dopo. Mi ricordo che nel 2010, quando iniziava il secondo decennio di questo secolo, quindi il 2011 iniziava il secondo decennio del XXI secolo, gli scienziati lanciarono un allarme e dissero: o il mondo imboccherà le scelte giuste in questo decennio, quindi entro il 2020, oppure non arriverà al 2030. Allora io non so se arriveremo al 2030, dico sì, ci arriveremo. Perché? Perché il Signore interverrà, perché il Signore ci metterà la mano, ma dovrà essere evidente però prima di questo che l'uomo non ce l'avrebbe fatta a venirne fuori, che l'uomo da solo, che l'uomo senza Cristo, che l'uomo contro Cristo non sarebbe stato capace di fare niente, solo di distruggere il mondo, solo di distruggere la fede, come continua a fare. E più distrugge la fede, e più chiaramente abbiamo conseguenze nefaste in tutto il mondo. E allora, carissimi, più i cristiani tacciono, ecco la conclusione, più si restringe la loro libertà. E pensate, ho letto proprio, e ho voluto citarlo, perché chiaramente il silenzio dei cristiani riguarda tutti quanti, noi in casa nostra, nelle nostre vie, dappertutto, riguarda tutti, ma riguarda tanto più coloro che rappresentano i cristiani, coloro che hanno l'autorità religiosa. E ho letto, che mi ha molto colpito, un brano scritto in uno degli ultimi libri del cardinale Robert Sarà, il quale scrive: la cristianità e la Chiesa stanno morendo, perché i pastori hanno paura di parlare con verità e chiarezza. Abbiamo paura dei media, abbiamo paura dell'opinione pubblica, abbiamo paura di quello che pensano i nostri confratelli. Abbiamo paura di essere derisi. Ma il buon pastore dona la vita per le sue pecore. Tra non molto, dice il cardinal Sarà, anch'io sarò chiamato al cospetto del giudice eterno. Se io non vi trasmetto la verità che ho ricevuto, non la trasmetto al popolo che ho ricevuto, che cosa gli dirò al giudice supremo? Noi vescovi dovremmo tremare al pensiero dei nostri silenzi colpevoli, dei nostri silenzi conniventi, dei nostri silenzi condiscendenti con il mondo. C'è una frase piccola ma molto forte, e oserei dire molto vera, molto radicale, anche perché questa frase, che è di qualche anno fa, rispecchia una frase che ha detto Gesù nel 2002. Pensate, sempre maggior numero di fedeli perdono la fiducia nei pastori perché questi tacciono. Eccola qua, sempre maggior numero di fedeli perdono fiducia nei pastori perché questi tacciono. Non sono parole mie, se fossero mie potreste dire quello che volete, sono parole di qualcuno che ne sa di più di me. Ecco il motivo della vostra chiamata: nessuno di voi si trastulli nell'oblio, ma si sacrifichi per salvare il salvabile. Si sacrifichi per salvare il salvabile. Nel 2002 c'è da salvare il salvabile, non si può più salvare tutto, intende dire Gesù. Salviamo il salvabile, si sacrifichi ognuno di voi per salvare il salvabile. Ecco, carissimi, allora cerchiamo di essere coloro che non allontanano, ma avvicinano il trionfo del cuore immacolato di Maria. Pregate, dice la Madonna, affinché tutti mi ascoltino e sappiano che non ci sarà pace e vita nel mondo finché i cuori degli uomini tutti non si apriranno alla grazia di Dio. Non ci salvano i fondatori delle altre religioni, non ci salva Maometto, non ci salva Buddha, non ci salva Confucio, perché quelle sono vie in cui l'uomo cerca Dio, ma noi abbiamo il Dio che si è rivelato a noi, che ci ha detto: ecco, io sono così, ecco, io vi amo fino alla croce, vi amo fino alla morte. Ecco, solo in Lui
c'è salvezza. E noi dobbiamo pregare, testimoniare, perché queste certezze, queste verità possano entrare sempre più nel cuore degli uomini. Sia lodato Gesù Cristo. E vogliamo concludere la nostra preghiera, la nostra Via Crucis, rivolgendoci proprio al preziosissimo sangue di Gesù, in questo mese dedicato ad esso. Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti con il tuo sangue prezioso, noi ti adoriamo. Prezzo infinito del riscatto dell'universo, mistico lavacro delle anime nostre, il tuo sangue divino è pegno della nostra salvezza presso il Padre misericordioso. Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per il dono del tuo sangue, che con spirito di amore eterno hai offerto fino all'ultima goccia per farci partecipi della vita divina. Il sangue che hai versato per la nostra redenzione ci purifichi dal peccato e ci salvi dalle insidie del maligno. Il sangue della nuova ed eterna alleanza, nostra bevanda nel sacrificio eucaristico, ci unisca a Dio e tra noi nell'amore, nella pace, nel rispetto di ogni persona, specialmente dei poveri. O sangue di vita, di unità, di pace, mistero d'amore, sorgente di grazia, inebria i nostri cuori del Santo Spirito. Signore Gesù, vorremmo compensarti delle ingratitudini e degli oltraggi che ricevi continuamente dai peccati delle tue creature. Accetta la nostra vita in unione con l'offerta del tuo sangue, perché possiamo completare in noi ciò che manca alla tua passione per il bene della Chiesa e per la redenzione del mondo. Signore Gesù Cristo, fa che tutti i popoli e tutte le lingue ti possano benedire e ringraziare sulla terra e nella gloria dei cieli con il canto di lode. Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue e hai fatto di noi un regno per il nostro Dio. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. O Vergine gloriosa e benedetta, San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento contro le perfidie e le insidie del diavolo, sii nostro presidio. Ti chiediamo supplichevoli che Dio lo abbia a vincere. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime, e così sia. O glorioso San Giuseppe, tu che fosti scelto dall'Eterno Padre per custode e difensore del suo Divin Figlio qui in terra, custodisci e difendi ora Santa Chiesa, della quale sei stato proclamato universale patrono. Custodisci e difendi noi pure in vita, e specialmente in morte, e così sia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E per intercessione di Maria, Regina dell'Amore, di San Giuseppe, di tutti i Santi, di San Tommaso Apostolo e dei nostri angeli custodi, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, noi ci consacriamo a te, a te, Regina dell'amore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.